Piazza Garibaldi, ancora una volta i lavoratori degli enti di bacino sono costretti a scendere in piazza. C'è stamattina una manifestazione in atto, una dei lavoratori, è una vecchia purtroppo brutta storia dove circa 100 lavoratori dei 2600 degli enti di bacino sono a rischio perdita posto di lavoro. Noi stiamo seguendo da stamattina questa triste vicenda, fra poco il corteo si snoderà verso la regione, i palazzi, gli uffici della regione al centro direzionale, voi continuate a seguire il servizio. Siamo lavoratori APU della Campania, lavoriamo presso le pubbliche amministrazioni, i nostri contratti, i nostri progetti sono scaduti, a chi da un mese, a chi da due mesi, le nostre famiglie non hanno più reddito e non sanno più come andare avanti in questa terra di disoccupazione. La dottoressa Palmieri e la regione non rispondono alle sollecitazioni del Ministero e alle nostre che chiediamo un incontro e una continuità di progetto. Dal Ministero ci fanno sapere che sono stati trovati anche dei fondi, ma sono 15 giorni che la regione non dà nessun tipo di risposta, con centinaia di famiglie che sono per strada da Natale, anche nella provincia di Caserta, anche da luglio. Molte le voci, molto il malcontento, sentiamo anche gli amici di lavoratori di Giugliano. Allora, noi siamo degli Api di Giugliano, abbiamo lavorato e tra parentesi la cosa più grave è che il nostro comune non ci ha nemmeno contrattualizzati e ci fa pagare addirittura i bonifici, e quando poi a maggior ragione dobbiamo ancora avere due stipendi dal comune di Giugliano e non ci dà nessuna qualifica, quando gli altri colleghi delle altre regioni e delle altre province hanno già avuto delle qualifiche. Vi ringrazio. Ok, ancora una volta come vedete il disagio è veramente enorme, noi continueremo a seguire questa annosa vicenda, terremo aggiornati e informati rispetto agli sviluppi.